Un saluto da Ponte News. Il fine settimana, sabato 6 e domenica 7 novembre, Azione Tortona si è impegnata nella raccolta alimentare per le famiglie più bisognose, un'iniziativa portata avanti da 4 anni. L'area scelta per raccogliere i pacchi alimentari è stata di fronte al Gulliver in via Cartucci, mentre la consegna in sede dell'associazione via Pellizzari 6. Andrea Mantovani, presidente di Azione Tortona, ha raccontato ai microfoni di Ponte News il programma della raccolta alimentare. Gesti come questi fanno rammentare che il bene è cieco di fronte agli orientamenti politici, supera i confini disegnati sulla cartina geografica e non guarda in faccia a nessuno. Servizio. Azione Tortona nasce nel 2017 come associazione di promozione sociale con lo scopo di essere appunto attivi e utili nel territorio tortonese. Come altre attività solidali che svolgiamo, dal doposcuola sociale alla riqualifica dei parchi, una delle attività importanti che ci teniamo a portare avanti è la raccolta alimentare che svolgiamo tutti i primi sabati del mese, da ormai 4 anni quasi, perché praticamente dal giugno 2017 che svolgiamo questa attività, dove praticamente diamo un'assistenza concreta alle famiglie tortonesi che non arrivano, diciamo, alla fine del mese. Questo contributo vuole essere utile per tutte quelle persone, quelle famiglie che si sentono, diciamo, abbandonate dalle istituzioni o che comunque non riescono a trovare supporto dagli enti locali. Noi tutti quindi i primi sabati del mese raccogliamo genere di prima necessità qua presso il Gulliver di Tortona e ci impegniamo il pomeriggio a preparare i pacchi alimentari per poi distribuirli il giorno dopo, il giorno seguente, cioè la domenica. Questo servizio quindi va a dare un aiuto concreto alle famiglie che si presentano presso la nostra sezione di via Pellizzari 6 appunto la domenica mattina. Siamo arrivati ad aiutare circa 40 persone a oggi, nonostante i primi anni che erano circa una decina di persone. Quindi c'è stato un incremento netto che fa capire anche la problematica che è quella del non arrivare alla fine del mese. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buona giornata.